Francesco Soro voleva aggiungere, ma giusto una riflessione, io credo che lo spirito è quello che vi ho ricordato. Abbiate pazienza, non ho la minima intenzione di creare una polemica, ripeto semplicemente davanti a voi quello che dico sempre in privato al Presidente Barelli in occasione di ogni nostra conversazione. E il mio punto di vista che devo e voglio rappresentare anche all'Assemblea è semplicemente che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano non ha nessuna volontà persecutoria nei confronti di alcunché e di alcuna persona. È convinto chiaramente di svolgere la sua funzione di vigilanza con piena legittimità. È evidente che dall'altra parte questa sia vissuta in maniera differente, ma non c'è alcun tipo di situazione di questo genere. Voglio dirvelo perché sono qui, così come prima vi ho raccontato dei miei figli, sono la stessa persona che vi ha raccontato dei miei figli e qui vi sto dicendo, siccome molte di queste cose mi passano vicino, che non c'è alcun tipo di persecuzione da questo punto di vista. Lo voglio dire, Paolo era indeciso se farmi parlare o no, lo vedevo, però Paolo, non sto dicendo che tu sbagli o nessuno che sbagli, io quello che sono venuto a rappresentare in questo momento è che stiamo insieme a dirlo. Non c'è questo rischio, però fatemelo dire perché altrimenti non sono venuto a svolgere qui il mio ruolo. Il mio ruolo è quello di essere qui ospite, ho ringraziato la federazione, nel momento in cui lui dice che c'è. Diciamo il sottotesto era quello, io ti dico quel testo non c'è, lo sai, te lo dico anche in privato, perché te lo dico anche in privato, speriamo tutti, te compreso, io compreso, che le cose si mettano a posto nel più breve tempo possibile, però non c'è una quello che tu pensi che ci sia, Paolo. Allora, non c'è. Allora io prendo l'occasione di questo siparietto finale, insomma, da libro cuore o da non so che altra cosa, ma lo dico con rispetto per chi sta di fianco a me, per affermare quello che voi sapete anche attraverso i presidenti regionali, che da parte del sottoscritto e da parte di tutta la federazione non c'è nulla di avverso nei confronti della presidenza Malagò e del suo corso. Il presidente Malagò ha vinto correttamente una competizione elettorale contro un altro candidato e ha fin dal primo momento avuto il totale rispetto che merita chi vince da parte di questa federazione. Ho voluto soltanto, e non è un fatto di carattere polemico, puntualizzare per una questione di responsabilità nei confronti delle società e dei tecnici e degli atleti che sono i protagonisti, che noi non ci siamo un giorno svegliati, ci è presi 5 minuti e abbiamo cominciato a menare fendenti, ma la federazione ha dovuto assolutamente difendersi da un'accusa che è un'accusa molto grave. Ora, la coscienza di chi opera, come ha detto precedentemente Francesco, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, nella propria coscienza saprà se ha fatto bene o se ha fatto male, e ovviamente sono punti di vista che possono essere diversi. La cosa principale per tutti noi è sapere che questa federazione è fatta da persone, da società e da dirigenti, a Nagni pure te fai parte di questa, che è gente corretta, che è gente seria, rispettosa delle leggi e rispettosa delle regole. E per cui nel momento in cui ti capita nella vita di essere accusata di truffa, ti incazzi. Mi sembra che questo sia il minimo. Detto questo, per noi è tutto finito.